Buongiorno a tutti, come mi ha presentato David Miani, mi chiamo Silvana Pazzagli, sono presidente dell'APD Ancona Respect e questa associazione sportiva nasce dall'incontro di due realtà che appunto la Sata Shakur e Sosteniamo l'Ancona, che già lavoravano e lavorano sul territorio e che insieme hanno deciso di costituire questa nuova associazione per fondare una nuova scuola calcio che mettesse al centro i valori originari dello sport, in particolare appunto del calcio. E questa iniziativa è un'iniziativa che vogliamo rivolgere alla cittadinanza tutta, in particolar modo ai bambini dalla fascia d'età che vanno dai 5 ai 12 anni e che vogliamo coinvolgere innanzitutto potendogli permettere l'accessibilità. Questo vuol dire che ci siamo impegnati e continueremo ad impegnarci affinché i bambini possano sostenere le spese di questa attività, perché sappiamo che oggi non è facile quadrare i conti, soprattutto per le famiglie che vivono una situazione di precarietà esistenziale sempre più profonda, e che anche lo sport spesso diventa un lusso, cosa che assolutamente non dovrebbe essere così, ma tutti i bambini dovrebbero potersi incontrare, giocare, stare insieme, divertirsi e praticare un sano e soprattutto pulito sport. Per questo noi abbiamo proposto una cifra che è quella dei 100 euro di iscrizione annua, in cui è compreso anche il kit. Credo che attualmente in città siamo quelli che stiamo proponendo forse probabilmente il prezzo più basso, ma il prezzo più basso non va a discapito ovviamente della qualità del servizio che noi vogliamo erogare, e lo dico perché ne sono molto fiera, perché ci siamo resi conto che con la buona volontà, con la capacità di trasmettere veramente quelli che sono i principi su cui vogliamo fondare questo progetto, tante persone insieme a noi si sono prodigate affinché questo si realizzasse. E quindi ancora una volta credo che la cooperazione sociale, la cooperazione tra soggetti anche differenti, però possa permettere questo tipo di esperienza. E mi riferisco anche alle persone che da qui in avanti ci aiuteranno con gli sponsor piuttosto che con un loro servizio che è gratuito, se non con un rimborso minimo spese. Quindi questo perché abbiamo un obiettivo, un orizzonte comune col quale appunto vogliamo andare avanti. Rispetto a questo aggiungo che al di là dell'accessibilità un altro elemento importante è quello appunto degli aspetti psicopedagogici, che non devono mai venire a mancare quando i ragazzi, i fanciulli, i bambini praticano qualsiasi tipo di attività, in particolar modo ovviamente lo sport, e quindi ci siamo prodigati affinché anche in particolar modo gli istruttori, che noi vogliamo chiamare più educatori che istruttori, abbiano sia delle competenze dal punto di vista tecnico, ma anche delle competenze in quegli aspetti che citavo prima, perché vogliamo che il bambino e tutti i bambini siano inseriti in qual modo, che tutte le differenze vengano valorizzate, da quelle culturali, perché sappiamo che Ancona, la famosa Porta d'Oriente, è Porta d'Oriente a tutti gli effetti, nel senso che accoglie tantissimi famiglie, tantissimi bambini stranieri, ma che di straniero c'hanno ben poco oggi, perché per lo più nascono in Italia e sono stranieri solo per una legge, ma non è che sono stranieri perché lo sono, perché lo portano nel loro DNA, perché molti di questi bambini sono nati in Italia, frequentano le nostre scuole, sono italiani a tutti gli effetti, e quindi ci rivolgiamo tutti ai bambini che hanno difficoltà motorie o bambini che sono in situazione di handicap. Ecco, noi vorremmo cercare nel tempo di strutturare un servizio che sia accogliente a 360 gradi, che rispetti, come dicevo prima, le differenze, e che in questo ci piacerebbe anche coinvolgere le famiglie, cioè nel senso che vorremmo che all'interno di questa scuola calcio si ricreasse una comunità che è in grado di stare insieme, di organizzare delle attività insieme, che ha voglia di incontrarsi, che ha voglia appunto di riportare, come dicevo prima, quei valori originari. Per quello per noi sarà molto importante anche spiegare alle famiglie che c'è anche un comportamento da tenere qualora le famiglie partecipano anche ai campionati che appunto la FIGC promuove ogni anno, e che non vogliamo ritrovarci nelle situazioni in cui i genitori aggrediscono verbalmente altri bambini, quindi si crea un elemento di competizione che va oltre alla dimensione reale, a parte che questo non dovrebbe accadere mai, figuriamoci con i bambini piccoli. Tutti hanno diritto a giocare, quindi non vanno avanti solo i più forti, ma questo penso che per le persone che sono qui sono cose forse anche scontate, però purtroppo ci troviamo in una società, in un contesto in cui queste cose qui non è facile ritrovarsi, non sono affatto scontate, quindi per noi è molto importante ribadire e fare in modo di
essere sempre attenti a queste cose. E poi Fabio, nella parte diciamo così tecnica, che illustrerà i tecnici che stanno collaborando con noi, che collaboreranno con noi, andremo anche più nello specifico. Dico solo l'ultimissima cosa, oltre al discorso tecnico, che ci sono delle persone anche che abbiamo invitato, come presidente del CONIS Turani, l'Ursa stessa, il presidente della FIGC, che magari mi piacerebbe che poi anche loro dicessero insomma se vogliono due parole. Quindi chiedo anche ai giornalisti un po' di attenzione, perché siamo in tanti, però vorremmo che fosse molto compresa questa iniziativa.